Buongiorno a tutti e tutte, compagni. Ma dopo di me c'è parte a decenza. La chiedo un intervento dopo Massimo e dopo noi, proprio nel mezzo del facilissimo parlare così. Scherzi a parte. Ci terrei quest'anno a fare un intervento che prende le linee del coordinamento nazionale che abbiamo avuto a Livorno. E credo che le fasi che abbiamo visto su questo nascente governo indicano una forte crisi di rappresentanza che abbiamo sia a livello politico sia a livello sociale. Io quando si parla di governo populista sono d'accordo fino a un certo punto. Questo è un governo che ha una definita parte politica ben delineata e credo molto pericolosa anche per i prospetti delle nostre politiche abitative e sociali. Si dice sempre anche un altro, spesso lo sento dire anche nelle discussioni politiche, nelle iniziative e negli interventi, che il sindacato deve stare quasi parallelo al fare politica. Il sindacato non fa politica, fa vertenze sindacali. Ma io credo che la politica sia il fare di tutti i giorni, il pensiero comune che abbiamo sull'idea migliore di società. Già quando noi abbiamo un'idea su come migliorare la società, un cambiamento politico, noi già facciamo politica. Di conseguenza non possiamo astenerci come sindacato o i sindacati nel non fare politica. Quando noi diamo delle nostre controproposte alle politiche abitative del sistema neoliberista, noi stiamo facendo una forma di politica, non stiamo facendo solo le vertenze sindacali. Questo però lo collego al discorso di crisi di rappresentanza che c'è soprattutto a livello giovanile e spesso ho sentito anche negli interventi precedenti sottolineare. Noi abbiamo una necessità di militanza, non solo di ricambio, perché credo che non sia tanto l'età a fare la differenza, ma sia la qualità. E qui c'è nel sindacato degli inquilini, io da sempre ho trovato un'enorme qualità nel pensare politico, nel pensare di questa alternativa alla società. La necessità che c'è in un aumento della militanza parte da un ragionamento che dovremmo fare a livello nazionale. Quindi come possiamo trovare anche aggregare in un tema così difficile come la lotta per la casa, dove abbiamo sentito anche prima la compagna, va dai temi sociali più disparati, aiuta una persona con un picchietto antisfratto, ma dopo ti ritrovi ad essere praticamente un assistente sociale e quindi diventa difficile nella vita di tutti i giorni, anche per un giovane che si approccia a questo tipo di politica, far fronte magari, se fortunatamente trova lavoro, a dinamiche di fare politica e fare militanza in un tema così delicato e difficile e di concreta attualità. Quindi noi dovremmo fare una discussione su questo, credo. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di avvicinarti sempre maggiormente, come già abbiamo fatto in passato con le RAP, al discorso delle pratiche sociali del mutuo soccorso, perché abbiamo notato che a livello attrattivo nella militanza giovanile le pratiche di mutuo soccorso tendono molto ad ispirare il sentimento giovanile e il sentimento di militanza, di nuova militanza, perché c'è quel sentimento che viene dalla pancia, quel senso di appartenenza, di comunità, di condivisione nel dare un aiuto a qualcuno e non solo scusatemi il termine, i pimponi novecenteschi, no? Dove dovremmo riuscire ad uscirne fino a un certo punto. Quindi nel fare politica concretamente all'oggi. E quindi questo abbiamo notato che è una via percorribile e fattibile. Come aveva prima avvisato, preannunciato il compagno Fabio, si sta discutendo a livello nazionale di questa carta delle confederità sociali che vuole raccogliere, c'è un superamento anche della RAP se lo vogliamo chiamare, che vuole raccogliere un po' tutte le esperienze nazionali di pratiche di mutuo soccorso, di pratiche di mutuo soccorso che magari neanche si conoscono nei vari territori, e riordinarle in una carta dove semplicemente si dà anche la possibilità di fare formazione politica ai giovani, di dare nuove esperienze, di raccontare le proprie esperienze. E io credo che forse se questa carta partirà, me lo auguro, l'Unione Inquilini dovrebbe ragionare effettivamente di poter aderire a livello nazionale a questa carta delle competenze sociali per stare all'interno di un percorso di mutuo soccorso, per dare la possibilità a chi si avvicina alla lotta e alla militanza delle pratiche del tema casa, del tema dell'abitare, di avere nuovi stimoli, nuovi spunti per poter partecipare anche con formazioni anche più eterogenee che vanno anche al di là della casa. Perdi il lavoro, perdi la casa, ma
anche quando c'è il problema del caro affitti, del caro vita, della sanità pubblica, è tutto un collegamento che abbiamo sempre ritrovato nelle nostre lotte sulle politiche abitative. Io mi avvicino anche alla proposta di Fabio di stare dietro a questa carta delle comunità sociali, eventualmente a trovare un team, insomma un gruppo che possa stare dietro a livello nazionale. Questo ci potrebbe anche far ripartire dalle varie pratiche che ci sono nei territori, perché credo che oggigiorno non si debba più partire dalle politiche nazionali, ma si debba ripartire dalle province. Cioè ci sono tante esperienze, noi in primis con i nostri corsi anche sul recupero sociale, sul recupero abitativo, sull'autocostruzione, sulla legalizzazione dell'occupazione che abbiamo in atto, abbiamo tanto da insegnare, e questo lo possiamo fare non solo con gli inquilini, ma anche riunendo le unità sindacali di base che ci sono nei territori, partendo dalle esperienze territoriali, trovando un'unità sui territori partendo dalle province, per poi arrivare ad un'unione che sia anche programmatica e di controproposta nazionale. Questo lo dico perché spesso ci siamo chiesti, come prima mi ricollego al discorso della vicinanza della militanza giovanile nel tema casa, come mai, questa è una proposta, noi è una cosa che ci siamo chiesti al congresso di Viareggio e anche con l'assemblea vicina, come mai spesso troviamo dall'area dell'autonomia o dall'area un pochino più analitica dei centri sociali, dove si è evoluto negli ultimi anni il tema di lotta per la casa, spesso i ragazzi sono avvicinati a un sindacato come USB o Asia e magari meno all'Unione Inquilini. Io credo che non ci siano grossi, ci sono delle differenze sostanziali tra noi e Asia, però credo che il fattore sia quello di che forse Asia è riuscita a dare un avvicinamento che non sia monodirezionale al tema casa, ma in un fare politica più è difficile trovare il termine, è più eterogeneo, hanno trovato come un contenitore dove sono riusciti poi a convogliare il tema casa. Noi questa cosa l'abbiamo fatta, diciamo, a Viareggio già in precedenza, in tanti altri territori esiste già, e quindi utilizzo anche, facendo anche autocritica, queste differenze che ci sono sui territori per capire come noi possiamo utilizzare il contenitore e il sindacato con gli inquilini per dare un punto di stimolo alla nuova militanza nel fare sindacato, che non è una cosa semplice, quindi nel dare uno stimolo nel fare politica insieme al fare sindacato, che è una cosa differente. Concludo dicendo che a Viareggio poi il compagno Luca definirà meglio anche le proposte, come anche il fatto che avete letto per me il successo a Cesare, siamo sotto repressione, quindi chi fa politica nel mondo soccorso nell'abitare è soggetto a repressione, ci sono denunce e condanne in corso per etichette antisfratto, per le occupazioni, e quindi invito ad aprire un ragionamento su come si può aprire una solidarietà nazionale dal punto di vista della repressione nei vari territori, sui vari compagni e compagne. Dico che forse siamo all'anno zero, non lo so, a livello politico potremmo anche dire che magari le case popolari potrebbero essere quasi totalmente, questo è un pensiero utopistico, eliminate, ritornando a un modello sociale dell'abitare dove ogni persona, ogni nucleo familiare ha la sua casa, quindi si supererebbe anche il discorso delle sfratti, stare dietro agli affitti, ma una persona o una casa, una testa o un voto, un modello un po' latinoamericano. Però secondo me la revisione dell'utilizzo del patrimonio pubblico in abbandono ridando alle persone potrebbe essere, deve essere il punto di partenza di questa visione. Grazie a tutti. Solo una premessa, Walter, che ti volevo ricordare, no, vieni ancora. E grazie all'ex segretario Walter, dal 2011 quando venne a Pescara e mi fece avvicinare all'Unione Inquilini, quindi dopo Walter è il compagno sposito di Messina. Sì, io intervengo per dire sostanzialmente due cose. La prima è questa, volevo anch'io fare un piccolo riferimento, però proprio piccolo alla discussione a questo famoso contratto di governo
che hanno presentato, che poi non sappiamo se darà vita a un nuovo governo, insomma, questo lo vedremo. Non mi soffermo sulla valutazione generale, alcune cose dette da Paolo Cangemi io le condivido, vorrò soltanto soffermarmi su un punto che riguarda più specificatamente la nostra, il nostro lavoro politico. Il contratto di governo parla della questione, casa, cioè non parla del tema delle politiche abitative. Ci sono, da quello che ho letto io, forse l'ho letto male, ma insomma ci stanno soltanto due riferimenti, fanno una richiesta sulla rigenerazione urbana, sul fatto che non ci deve essere nuovo consumo di suolo, punto, senza dare un quadro di questo. Mi sembra che l'inizio della presidenza della pubblica sia ricordato soltanto in una riga, ma in un altro capitolo, cioè quando parlano dell'efficientamento energetico. Che deve essere fatto con l'edilizia residenziale pubblica, ecco, questo è l'unico momento in cui viene citato. C'è invece un brano che riguarda il tema delle occupazioni abusive, sul tema invece della legalità, come la pongono loro, in cui sostanzialmente si dice, questo lo so copiato perché è veramente meraviglioso, in cui dicono che le occupazioni, rispetto alle occupazioni, le condizioni di difficoltà economica non possono mai giustificare l'occupazione abusiva. Ora vorrei dire uno perché cazzo motivo uno occupa una cosa se non ha una condizione di ecco, io penso allora, da questo punto di vista mi permetto di proporre, ecco, che il nostro congresso faccia un atto, un ordine del giorno rivolto ai movimenti, ai sindacati, in cui si apre immediatamente prende corpo questo governo, il titolo soltanto, ecco, che non si può parlare di nessun governo del cambiamento senza una nuova politica abitativa. Se questo tema non fa parte di una della nuova politica abitativa, non fa parte di una politica generale di cambiamento, non si può parlare di nessun cambiamento. Ecco, questo è il punto secondo me forte che noi dobbiamo porre. Ecco, la seconda cosa che io volevo dire, su cui mi vorrei soffermare un pochino di più, riguarda, secondo la mia opinione, qual è il cuore politico della proposta del nostro congresso e in questo senso quale può essere individuato dal mio punto di vista, senza usare parole roboanti, però per noi, per il nostro, qual è un ruolo storico, ecco, che l'Unione Inquilini può svolgere e deve svolgere in questa fase. Io penso che abbiamo un compito enorme, difficile, cioè noi dobbiamo tradurre nella concretezza di una proposta politica connessa a un movimento di lotte e avvertenze articolate nazionali e territoriali, dobbiamo tradurre lo slogan case senza gente e gente senza case, perché qui c'è il punto che noi poniamo come un tema di soluzione strategica della questione abitativa, delle contraddizioni abitative in Italia, cioè che sia possibile senza consumo di suolo e dentro a un progetto di rigenerazione urbana, cioè di riqualificazione delle periferie, un grande investimento per un vero piano casa, di abitazioni sociali, di edilizia residenziale pubblica, che parta cioè dal enorme patrimonio, partendo da quello pubblico, in disuso, inutilizzato e vuoto. Che questa è una proposta ragionevole, mi veniva in mente la poesia del Bertolt Brecht, no? L'elogio del comunismo, no? Che è ragionevole, chiunque lo capisce. È facile, è la semplicità difficile da farsi. Perché è difficile da farsi? Perché devi scontrarti con il vero blocco di potere che ha permeato la storia della Repubblica Italiana, così, che è il blocco immobiliarista, cioè la rendita immobiliare, che è il vero blocco di potere che trasversalmente ha permeato i governi di questi anni. Io penso che noi in qualche modo siamo in una condizione
diversa ma con analogie a quello del dopoguerra. Abbiamo parlato della crisi come la più grande impoverimento di massa dall'ultimo dopoguerra, e sappiamo che dall'ultimo dopoguerra c'è stato, diciamo, una proposta, un progetto che si è realizzato, quello che è stato definito il piano casa, il piano in a casa, il grande piano della fine degli anni 40 e 50. Bene, con le differenze enormi, che sono due fondamentalmente differenze enormi, il livello del costruito, che non si può più parlare di nuove costruzioni, e dell'antropizzazione, quindi diciamo che è differente, però abbiamo un elemento forte, no? Che un grande piano di edilizia residenziale pubblica in Italia e abitazioni sociali è una grande opera, è un grande investimento pubblico, che guarda a è un investimento. Per questo noi penso abbiamo proposto che deve essere fuori dal patto di stabilità, e per questo è una risposta strutturale. Ma io penso che noi dobbiamo guardare anche a dentro di noi, cioè questo progetto mette le lotte che si fanno nel territorio, che noi, di cui siamo noi tra i protagonisti, noi di soli protagonisti, ma tra i protagonisti, dentro un progetto generale, un progetto di società. Cioè tu fai quell'occupazione, fai quella cosa lì, c'è quella cosa che riguarda quelle famiglie, ma quel progetto concreto che tu fai riguarda quello, ma sta dentro a una progettualità generale, lo iscrivi dentro a una idea di come si può affrontare e risolvere. Cioè che tu, occupando un luogo pubblico vuoto, in disuso, e lo utilizzi ai fini, diciamo, delle abitazioni sociali, fai una grande opera, diciamo, che hai è un progetto politico, e che questo è anche una grande battaglia sociale e culturale contro il degrado. Io penso che noi dobbiamo fare un rovesciamento, cominciare da un rovesciamento rispetto al tema dei costi, e dobbiamo porre un tema: qual è il costo del degrado? Chi paga il costo del degrado? Che è un costo di vite umane, che è un costo sociale e un grande costo economico. Vado in fine, no? Parlava Massimo di questa esperienza romana, no? In cui sono messi insieme movimenti per la prima volta, e noi abbiamo svolto il ruolo. Io penso che, nel senso, gli inquilini mettere insieme dentro a un percorso comune ma articolato, no? Tra movimenti e addirittura fino alla CGL, no? Si è messa dentro a questa idea, a questo progetto, come partendo da una mappatura, un progetto che riguarda il recupero ai fini abitativi dell'enorme patrimonio in disuso a Roma. C'è qui ha una forza, è la forza anche di dire che da soli noi non ce la facciamo, ma anche che da soli non ce la fa nessuno. Che ho fatto? Che da soli non ce la fa nessuno, non che non ce la facciamo soltanto noi da soli, che da soli non ce la fa nessuno. Ecco per cui noi dobbiamo partire con una vertenza, con delle vertenze territoriali, e collegarle insieme dentro una proposta generale, una sola. Ne dico una sola perché questo diventa troppo lungo, no? Per questo, però, perché è stata detta nell'introduzione. Quando ti dicono loro, te lo dicono, che con la cedolare secca, che al costo di 2,2 miliardi, 1,86 di questi 2,2 miliardi va al 10% dei proprietari, va alla quota del 10% più ricco, rende chiaro qual è il peso della rendita immobiliare speculativa e del blocco immobiliarista, e delle ingiustizie, per cui io che guadagno, l'ultimo stipendio ho visto, mi hanno dato 1.446 euro di stipendio, buono stipendio rispetto a, no? Tassato al 25, tassazione media 24,86, perché un proprietario ricco che sta al 10% della popolazione tra i proprietari più ricchi ci debba pagare una cedolare secca che è più bassa di quanto ci paga un lavoratore. Che questo è il punto, e che il punto oggi è che sotto la cenere della recessione c'è ancora, diciamo, la bolla cova, ancora
la bolla immobiliare che potrebbe esplodere in qualsiasi momento. Ecco, io finisco solo su questo punto qua. Io penso che attraverso questa proposta politica e questa idea noi siamo, questa cosa no, del 50, noi siamo giovani e abbiamo un rinnovamento, siamo giovani perché pensiamo ancora in grande, cioè abbiamo una progettualità da poter, abbiamo una proposta politica generale. E noi come Unione Inquilini siamo uno strano animale e dobbiamo essere questo strano animale, che secondo me non esiste, forse è un animale mitologico, no? Cioè quello che ha delle zampe molto tozze perché molto ancorate al terreno, cioè quindi molto ancorata alla concretezza delle viscere della società dove tu stai a combattere un corpo a corpo, però è anche molto veloce e agile e sa anche, è capace di volare, cioè perché ha una visione generale e una visione del mondo. Siamo giovani perché ci sono, come si dice, i giovani, e questo è importantissimo, e questo è l'innovamento di cui parlava Massimo, ma siamo giovani fondamentalmente per questo, perché manteniamo una caratteristica che veniva ricordata nella relazione della parte iniziale di quel libro del 1973, perché siamo non dogmatici, siamo liberi, liberi, e lo si vede da questo dibattito, liberi e plurali, e perché siamo solidali, e perché siamo una anomalia, una realtà che riesce a vivere sulle proprie forze, senza avere contributi e soldi da nessuno. E come mi dicevano a me quando ero ragazzina, prima volta sono entrato dentro un posto così, mi hanno detto: guarda Walter, la prima cosa, quando entri dentro un posto che fa attività così e non ti chiedono una lì, non ti chiedono niente, essi sempre sospettoso, perché significa che qualcun altro gli dà i soldi, insomma, per vivere, insomma, no? E questo noi dobbiamo, diciamo, questo sempre appunto ricordarcelo. Penso che per questo noi possiamo pensare al futuro e a una nuova leva di quadri, a nuove sedi e a una nuova fase. Penso cioè che l'unico modo per esistere ed esistere, come dire, produttivamente, cioè esistere efficacemente, dando una speranza, è secondo me essere, come dire, applicare per noi il motto zapatista, che era quello anche che abbiamo usato in una frase cosa del nostro congresso, cioè che noi siamo sempre gli stessi, quelli di una volta, ma non rifaremo la storia allo stesso modo. Questo è l'unico modo per essere. Può preparare dopo il collega Walter Petrucci, che ieri ha brillantemente coordinato il gruppo lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Gianmarco Sposito, che è segretario della Federazione dell'Unione Inquilini di Messina. Io volevo, come dire, porre l'attenzione su, intanto riallacciarmi all'intervento di Clelia, per ampliare, diciamo, la questione che noi viviamo, in particolare in Sicilia, cioè in Sicilia, ma in particolare a Messina. Da qui riallacciarmi alla questione nazionale e alla questione anche del rapporto con il sindacato dei lavoratori. A Messina, appunto, come ha detto Clelia, c'è una realtà molto complessa, non soltanto perché da 100 anni, in sostanza, noi siamo schiavi delle baracche, perché subito dopo il terremoto praticamente sono state costruite queste casette in legno che dovevano, come dire, dare doveva essere una soluzione temporanea in attesa della ricostruzione della città. Sono passati 100 anni e, come dire, più che soluzione temporanea è diventata proprio una soluzione definitiva. Stiamo parlando di vere e proprie baracche, appunto, come abbiamo detto prima, con il tetto in Eternit, molto spesso neanche allacciate alla fognatura, e quindi che ancora oggi ci vivono 3.000 famiglie, nonostante numerosissime leggi, dispositivi giuridici che davano finanziamenti, la legge speciale che ha ricevuto soltanto la città di Messina e la legge regionale 1090 che dava 500 miliardi delle vecchie lire per la ricostruzione, per abbattere le baracche e ricostruire. Questo dispositivo completamente sulla carta molto efficace, perché ti do dei soldi, tu devi abbattere le baracche e ricostruire. In realtà
come dire, nel tempo non sono stati né utilizzati i soldi perché mancavano i progetti, e poi alcuni soldi, diciamo, sono state spese male. Alcune volte anche nella direzione del privato sociale, cioè anziché fare edilizia pubblica, come dire, utilizzo denaro pubblico per alimentare, come dire, un circolo che è prettamente speculativo, che non ha nulla a che vedere con l'edilizia residenziale pubblica, cioè quello di dare risposte a una categoria. Noi abbiamo anche il problema delle graduatorie, in quanto, va bene, abbiamo un paio messi, cioè la graduatoria di risanamento, che è quella là appunto delle baracche, in cui ci rientrano tutte le persone censite, che dovrebbero avere, diciamo, possedendo i requisiti di accesso agli edilizia essenziale pubblica, dovrebbero avere poi la casa. Poi abbiamo la graduatoria ERP ordinaria, che è quella praticamente per le condizioni con quella normale, cioè quella che, come dire, hanno tutti quanti. Noi abbiamo la graduatoria ERP, noi abbiamo un difetto però. Il difetto consiste che la graduatoria si costruisce in base alla disponibilità degli alloggi. Quindi io ho 25, il comune di Messina, dopo 5 anni, ha costruito una graduatoria con 25 alloggi, dopo 5 anni. 25 alloggi, di fronte alla graduatoria passata ne aveva 63 a bando e vi hanno fatto domande 700 bandi. Quindi già il dato è questo. 25 alloggi mi sembrano un po' pochi, diciamo, per rispondere alle esigenze di precarietà abitativa che la città di Messina esprime in questo senso. 25 alloggi che vuol dire? Che se io posseggo i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, se sono combinato un po' meglio di quello che sta peggio, non vi accedo perché arrivo magari 26esimo, arrivo 27esimo, pur possedendo quei requisiti di accesso. È anche vero però che, come dire, con i pommetro, abbiamo avuto anche un'interlocuzione con l'assessore, con questi pommetro dovrebbe essere potenziato in qualche modo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. All'interno dei pommetro sono stati inseriti anche dei progetti sotto nostro, grazie al nostro conflitto lo possiamo dire, che di autorecupero e autocostruzione dovrebbero uscire 40 alloggi da questo progetto di autorecupero e autocostruzione. Quindi questo però lo voglio dire, diciamo, sotto questo punto di vista, perché noi è da 5 anni che in qualche modo costruiamo battaglie legate a questa tematica, cioè della rigenerazione urbana, della ricostruzione, cioè dell'autocostruzione, dell'autorecupero e del recupero, diciamo, dell'esistente. Questo, diciamo, che è un cavallo di battaglia nazionale che noi abbiamo riprodotto all'interno del nostro territorio. Quanto riguarda i dispositivi della morosità incolpevole, sono completamente inefficaci, ma per colpa della regione Sicilia. Noi, in sostanza, il comune di Messina soffre l'influenza regionale. Lo soffre perché? Perché non ha una visione politica su questa cosa. È debole politicamente, però non ha neanche una visione politica sul problema della precarietà abitativa, perché se tu hai una strategia politica, una visione politica e non tratti questo fenomeno come un fenomeno di povertà generalizzata, è come dire, e quindi tratti la povertà generalizzata come un fenomeno di colpa, in sostanza, allora succede questo, succede che praticamente se tu non c'hai una casa, allora è colpa tua. Allora io che cosa faccio come un attivo delle politiche prettamente assistenzialiste che non riescono, come dire, a dare risposta alla gente, e succede poi quello che ha detto Clelia nel suo intervento. In sostanza, i bandi della morosità incolpevole vanno deserti perché la regione Sicilia, con le sue linee guida, ha prodotto dei paletti che non rispondono al decreto ministeriale. Cioè, l'ultimo decreto ministeriale dà 12.000 euro di contributo per i morosi incolpevoli. La regione Sicilia l'ha ridotto a 8.000, ma in più mi dice che io inquilino mi devo andare a cercare la casa sul libero mercato a canone concordato, e quindi andare a fare io da soggetto, che sono il soggetto debole perché ho lo sfratto, sono moroso, incolpevole, ho perso quindi il lavoro, quindi non posso dare una garanzia economica al proprietario, quindi devo andare sul mercato, trovare una casa a canone concordato e farmi firmare l'allegato, perché se io non ho l'allegato non prendo i contributi, pur possedendo i requisiti oggettivi, cioè nel senso, se io ho tutti i requisiti perfetti, cioè ho perso il lavoro, posso dimostrarlo perché ho la lettera di licenziamento, ho la lettera di scadenza del contratto perché sono stato precario, eccetera eccetera, però non ho, come dire, gli strumenti necessari per poter affrontare il mercato. Quindi se il comune di Messina mi lascia in balia del mercato, automaticamente le bandi vanno deserti pur possedendo i requisiti. Quindi questa è una problematica che abbiamo, come dire, sollevato più volte. Però in realtà, come dire, i dirigenti non sono riusciti a costruire nulla su questa cosa, i dirigenti
del Dipartimento Politiche Sociali, altro problema, perché lascio il dispositivo della morosità incolpevole dentro il Dipartimento Politiche Sociali. Ed è un problema, perché, come dire, non riesco ad affrontare questo, lo affronto sempre sotto dal punto di vista emergenziale e non do risposte strutturali, perché l'uscita dalla morosità incolpevole non è soltanto il canone concordato, perché se io metto come comune a bilancio 20.000 euro, 50.000 euro per i morosi incolpevoli, posso io fare un bando. Cioè, la Regione Sicilia non mi viene a me comune di fare un bando per i fatti miei se io metto risorse mie. Non so se mi sono spiegato, oppure posso, come dire, dire che gli immobili confiscati alla mafia devono andare ai morosi incolpevoli. Posso dire, posso fare tantissime cose, ma sta sotto il Dipartimento Politiche Sociali, quindi un passacarte che non ha nessun interesse di risolvere questa problematica. Dall'altra parte cosa succede? Il comune di Messina, per chi conosce Renato Accorinti, penso lo conoscono un po' tutti, in realtà è un grandissimo bluff, perché mi dà, non mi mette 20.000 euro per i morosi incolpevoli, però gli dà 2 milioni e mezzo di euro a Immobiliare 2R, che è una società immobiliare di Rodriguez, per un debito, trattando questo come un debito fuori bilancio. Quindi cosa è successo negli anni? Negli anni le varie vecchie amministrazioni prendono in affitto l'ex IMSA, che doveva servire per dare dei servizi. Questi servizi non vengono dati e allora si apre un contenzioso. Il contenzioso, quindi c'è stata una delibera apposita del Comune di Messina che dà 2 milioni e mezzo di euro all'Immobiliare 2R. E voglio, come dire, tralasciare la questione. Dico, niente, uno dice stai all'interno dei parametri della legge, c'è il debito che lo devi dare. Però se io sono politicamente un minimo di sinistra, come dire, magari non glielo do fuori bilancio questo debito, non gli do questo debito su questo. Non gli accredito 2 milioni e mezzo fuori bilancio all'Immobiliare 2R, magari lascio stare e, come dire, con quei soldi li metto sui morosi incolpevoli. Quindi se sono un minimo di sinistra faccio questa cosa, non gli riconosco il debito, mi porta avanti il contenzioso, giusto? Questione di classe, infatti. Però questo è anche una. E quindi non c'è una visione strategica sotto questo punto di vista di politica della casa, appunto perché il fenomeno viene trattato come all'interno del circuito del neoliberismo. Quindi è una cosa normale, come dire, possedere la casa, e questo, come dire, la dimostrazione di questo fattore è che all'interno delle liste del sindaco ci sono i presidenti delle associazioni dei proprietari di casa. Quindi ha scelto benissimo da che parte sta. Ora sta a noi, Unione Inquilini di Messina, costruire, come dire, le condizioni per un rapporto di forza più favorevole. E da qua mi ricollego ai rapporti di forza, perché io sono sempre più convinto che se tu fai sindacato, come dire, devi immettere in una questione, cioè devi costruire le condizioni affinché i tuoi rapporti di forza siano favorevoli. Ok, ho quasi finito, allora passo poi direttamente, volevo dire questa cosa ma la tralascio, e passo direttamente al rapporto col sindacato dei lavoratori. Allora, perché io penso fermamente che la questione sia una questione di classe, quindi il rapporto tra casa e lavoro sia, come dire, fondamentale, e da qua noi soffriamo come Messina la mancanza di una soggettività sindacale, come dire, forte dal punto di vista lavorativo. Nonostante siamo riusciti nel 2015 a costruire un corteo col Comitato Operai Disoccupati di 400 persone, la cosa bella è che non c'era manco un compagno dentro questo corteo, perché i compagni si sono un po' rincoglioniti e Messina sono tutti un po' con accoglienti. Quindi è, come dire, e quindi il carattere di classe è prettamente importantissimo sotto questo punto di vista. Però la cosa che io volevo dire come proposta è di non impiccarci alla CUB, perché la CUB, da noi il rapporto con la CUB non è tutto rose e fiori. Al di là della questione strutturale, cioè nel senso che soffriamo dalla sete, ci danno la mano col caffè, eccetera, però politicamente diciamo che la CUB ha colto alcune opportunità da queste che potevano venire dall'amministrazione Accorinti, un po' per abbandonarci sul terreno della lotta alla casa, e questa cosa noi un po' la soffriamo. Ovviamente abbiamo altre soggettività con la quale parlare, rapportarci, e io penso che è vero che l'accordo del 10 gennaio fa un po' schifo e ci fa un po' schifo a tutti, però io me lo devo porre il problema come soggettività, perché gli altri
sindacati di base mi vanno a firmare l'accordo e io, come dire, rimango fuori. Quindi, come dire, devo cercare di costruire un'alleanza tra i sindacati di base. Io penso che noi come Unione Inquilini dobbiamo fare questo, farci da soggetto collante tra tutti quelli che all'interno del sindacato dei lavoratori vogliono, come dire, costruire un'alternativa di classe e di conflitto in questo paese. Ho finito. Adesso anche basta. Anche Donato voleva parlare di Messina. Esatto. Allora, parola a Walter Petrucci e si prepara dopo la compagna Matilda di Venezia. Ascolta Walter, io un po' della Marietta. Sì, un attimo. Allora, Paolo Cangio mi segnalava che se c'è chi è rimasto senza magliette, quelle gialle di tutti gli inquilini, di rivolgersi direttamente a lui e ancora qualche altra maglietta. Quindi comunque di mettersi d'accordo con loro. Però mi sembra che anche Roma ha dato troppo contributo e tra l'altro chi mi ha preceduto di Roma ha detto delle cose che, su cui sono pienamente d'accordo e che vorrei sviluppare sotto un'altra ottica. Cioè, parlava prima Walter di questo strano connubio tra sindacati inquilini, movimenti per la casa, sindacato CGL che si è creato. Da un lato è stato sicuramente un elemento nuovo molto importante, anche perché tra le varie richieste che si sono messe sul campo c'era quella dell'uso dell'esistente, della riqualificazione di tutti quegli immobili che sono abbandonati nel territorio della città. Riflettendo su questi fatti, noi dobbiamo partire da un punto nodale. A Roma c'è stato un nuovo sacco edilizio fatto dalle giunte di sinistra. Partiamo dal famoso piano delle certezze di Rutelli, arriviamo alla cementificazione dell'agro romano dei Veltroni e ci troviamo oggi con un patrimonio di immobili nuovi lasciati vuoti perché non è, il mercato non li vuole. Abbiamo addirittura più che dimezzato le imprese edilizie, ha dimezzato a sfondo dei fallimenti, quindi c'è una caduta dell'occupazione dell'edilizia in un posto come Roma, in cui l'edilizia era la parte più trainante dell'economia, e questo ci lascia vedere gli effetti, ovvero per la prima volta noi abbiamo avuto, come in tutta Italia, ma a Roma in modo particolare, la diminuzione sia dei prezzi delle case in vendita sia dei canoni di locazione. Cioè il mercato a quel punto si è trovato con un problema che ha tentato di risolvere come lo risolve normalmente il mercato capitalistico, no? Quindi è aumentata l'offerta di case in locazione e è diminuito il costo dei canoni. Chiaramente questa cosa non è rivoluzionaria. Dall'altro lato ci abbiamo avuto lo Stato che ha dato un contributo sostanziale, perché la cedolare secca, lo ricordava qualcuno prima di me, costa 2,2 miliardi l'anno al contribuente italiano, quindi è stato un spostamento di risorse verso la rendita immobiliare, quindi verso la rendita, ricordiamocelo sempre, non verso delle attività economiche e produttive. E noi in questo panorama ci troviamo una marea di sfratti per morosità, una pubblica amministrazione che non sa che pesci pigliare, ma non li sapeva neanche prima, quindi non è una novità quella, e fortunatamente tutti quei soggetti che si muovevano in questo settore che si stanno un pochettino interrogando di non andare ognuno per la propria strada a farsi la sua lotticina
e a cercare il suo piccolo risultato, ma tentando di mettersi insieme e fare una proposta complessiva al Comune di Roma. Non che sia facile, perché poi quando ti trovi al tavolo con gli altri, ah sì, vabbè, l'accensimento del libero e dello sfitto, però io devo portare a casa il risultato per le mie occupazioni, io devo portare a casa quest'altro risultato, io devo avere visibilità. Ognuno è andato a quel tavolo pure con un po' di riserve mentali, però vabbè, questo diciamo è il problema. Secondo me è di mettere al centro due concetti. Il primo concetto è quello di rivalutare i beni comuni. I beni comuni però attraverso due cose. La prima, sostenere fortemente che le case popolari non devono essere vendute, perché il problema della vendita è passato come ideologia, specialmente all'interno degli abitanti delle case popolari. Stanno tutti lì dentro in attesa che vengano vendute. Il mercato nero che c'è dietro alle case popolari non è alimentato soltanto dal poveraccio che va a cercarsi una casa perché è stato sfrattato e non c'ha posto, ma è alimentato moltissimo da gente che paga con la prospettiva poi di essere regolarizzato e di comprare la casa, perché l'obiettivo finale è sempre l'acquisto. Ma questa è un'ideologia che viene dal 78, viene da quando è uscita l'equo canone, perché l'equo canone ha ristabilito in Italia, dopo 20 anni di leggi vincolistiche, il fatto che si potesse sfrattare per finita locazione, e quindi ha messo in moto, se voi andate a vedere il trend del mercato immobiliare, parte dall'83 un aumento delle vendite. Perché l'83? Perché era la prima scadenza del quadriennio per i contratti che venivano da prima dell'equo canone. Quindi nell'83 ci sono stati i primi sfratti per finita locazione, gente che probabilmente non c'aveva grossi problemi economici, quindi se n'è andata senza far casino, è andata sul mercato, si è comprata la casa dicendo se no poi mi risfrattano, me la compro, tanto arrivo, faccio il mutuo, ce l'ho, eccetera. E quindi sono stati i primi che sono partiti. Poi piano piano sono arrivati gli altri e hanno mandato sul mercato. Adesso che la crisi economica ha tagliato i redditi, le banche per un periodo di tempo hanno tagliato completamente i mutui, eccetera, e ci abbiamo avuto il tracollo. Nel frattempo però gli immobiliaristi che non lavorano sulla vendita della casa, l'immobiliarista vero lavora sulla trasformazione dei suoli, lavora sul fatto che compra i terreni come agricoli e tramite le sue amicizie politiche li trasforma in terreni edificabili. Lì ci sta il guadagno vero. Questa cosa che oggi si è fermata ha portato al blocco di tutto. Si è fermata perché non c'è più possibilità di acquistare. Allora, noi oggi mettiamo al centro uno, il fatto che il patrimonio pubblico, patrimonio immobiliare pubblico, deve rimanere patrimonio immobiliare pubblico. Io sono anche favorevole al fatto che la persona che venga tolta la decadenza per reddito, la persona che va in decadenza perché guadagna troppo, pagherà di più. Se l'affitto è agganciato veramente al reddito, se tu guadagni 100 pagherai 10, se guadagni 1000 pagherai 100, se guadagni 10.000 pagherai 1000. Cioè non me ne importa niente, io voglio aumentare il patrimonio pubblico, aumentarlo a dismisura, perché in quel modo riesco a regolare il mercato, perché in quel modo riesco a incidere sulla povertà. Soltanto se io ho la possibilità di offrire qualcosa alle persone e chiedergli poi un ritorno in base alle loro effettive disponibilità. Se io inizio a fare la svendita del patrimonio pubblico come abbiamo fatto fino adesso, è chiaro che sono risorse continuamente che vanno verso un fiume che porta soltanto alla proprietà individuale delle case, e non è un servizio sociale. La seconda questione è rispetto all'uso del suolo. Allora, ci sono stati tentativi di leggi che dicevano non si può continuare a usare il suolo
e costruire all'infinito. Queste leggi sono come al solito finite nel nulla. Se quello che dicevo prima, il mercato non si è fermato perché è uscita la legge che ha detto non potete costruire, il mercato si è fermato perché avevano costruito troppo e non c'erano gente che comprava le case, per quel motivo lì si è fermato. Quindi è chiaro che l'intervento dello Stato sull'urbanistica, sulle scelte di dove costruire, come e in che modo, non c'è mai stato. Questa era una cosa che l'abbiamo detta molte volte, noi ci abbiamo lavorato sopra, sempre un po' marginalmente purtroppo, perché poi le forze sono quelle che sono, però è uno dei punti fondamentali. Noi, a differenza di altri paesi europei per esempio, la plusvalenza che si genera nella trasformazione dei suoli da agricola edificabile la lasciamo in mano tutta quanta al privato. Allora io Stato decido, io comune, non Stato, perché comune decido, col piano regolatore indirizzo la città verso una certa zona. Ma la plusvalenza chi l'ha creata? L'ho creata io. E perché poi la devo regalare all'immobiliarista? Ma allora me la tengo io. Poi a lui gli venderò i suoli quando sono diventati edificabili. Questo è quello che avviene in paesi un po' più civili di noi, ma mica tanto lontano, ecco, saltiamo il confine, andiamo in Francia, in Germania, più o meno è questo. Noi invece che cosa facciamo? Lui si compra i terreni, poi dice al comune fammi la zona edificabile, sviluppa la città verso quella zona, il comune lo fa e non gli dà neanche i terreni per costruire le case popolari, perché questo è successo a Roma, il grande piano regolatore dei Veltroni, questo ha fatto. Quindi qualche finta opera compensativa? No, neanche, perché le opere a scomputo stanno tutte lì in attesa, le società falliscono, loro intanto i soldi se li sono portati a casa e hanno finito. Vabbè, chiudo velocemente se no mi picchiano. Quindi questi, su questi problemi secondo me sarebbe il caso che riflettiamo un po'. Sì. E si prepara poi la compagna Claudia Mosco. Buongiorno, volevo parlare di Messina. Allora, voi sapete che Venezia è una sede storica ed è forse stata anche una delle prime sedi dell'Unione Europea, però io no, io sono qua solamente da meno di 2 anni a guidare un sindacato che tra l'altro è una sede provinciale, quindi abbiamo sia il comune di Venezia, che peraltro ha meno di 300.000 abitanti, sia però anche gli altri 44 comuni. Volevo solo brevemente ragguagliarvi su quello che è stato fatto in questi 2 anni e poi farvi un parallelo invece, che è quello che mi interessa, tra la politica locale, perché Venezia è molto simbolica a questo riguardo, essendo una città molto internazionale, e invece la politica nazionale. Allora, quando ci sono io abbiamo fatto tantissime iniziative con il sindacato, con IAI, abbiamo fatto il Tribunale Internazionale degli Sfratti e abbiamo collaborato con ovviamente comitati, movimenti, associazioni, ed è stata una bellissima esperienza che ci ha permesso di vivere una città internazionale che è quella di Venezia, con invece una visione di persone che vengono tutta la seconda, che hanno i nostri stessi gruppi. E questo è stato veramente importante. In questi 2 anni abbiamo anche rinnovato gli accordi territoriali, per ora solamente del comune di Venezia, anche gli altri 43 comuni. Ed è stato un lavoro che è durato un anno intero, però il risultato di questo lavoro è che adesso Confedilizia Venezia, che è uno dei firmatari degli accordi, ha comunicato che Unione Inquilini, non altri sindacati, sono l'interlocutore di Confedilizia sul territorio, perché Unione Inquilini lavora sul territorio, abbiamo dimostrato questo. Per quello che riguarda la mappatura invece del patrimonio immobiliare, beh, allora io l'avevo già fatta nel 2013, perché io prima di guidare il sindacato provinciale avevo un incarico di coordinamento nella consulta casa Comune di Venezia, e
negli anni progressi, e nel 2013, quando la legge ce l'ha permesso attraverso il decreto trasparenza, abbiamo fatto tramite una serie di accessi civici e intimidazioni mediatiche la mappatura completa del patrimonio immobiliare pubblico e parte del spirito utilizzato. Non si sapeva, Venezia non si sapeva quanti casi ci fossero. Lo sappiamo dal 2013 e parzialmente con il patrimonio privato con cui ci stiamo confrontando con il prefetto adesso, però per il pubblico non c'è bisogno perché l'abbiamo già fatto 5 anni fa. Venezia, come ho detto, è una città di 300.000 abitanti e ha circa 12.000 case pubbliche da per comune e varie partecipate. Però ha, per meno di 200.000 abitanti, oltre 6 sfratti, anzi 6 sloggi al giorno con la forza pubblica, che sono un'enormità, e su 365 giorni. E nel 2016 i dati erano richieste di esecuzione all'ufficiale, beh, quasi 3.000. Noi i dati, vabbè, li abbiamo in tempo reale, ovviamente, perché sia il prefetto che il comune ce li inviano, sappiamo quali sono. Almeno un terzo sono seguiti direttamente da noi, quasi nessuno finisce per strada, e questo grazie anche a un'ottima collaborazione politica che abbiamo saputo instaurare in questi ultimi 2 anni con la nuova giunta, la nuova amministrazione, che per la prima volta dopo 30 anni non è di sinistra, o meglio abbiamo Prugnago, lo conoscete, e si dice renziano, ha fatto accordi con la Lega e con altri partiti minori, quindi in effetti è una giunta di centrodestra. Però per la prima volta dopo 30 anni una giunta di centrodestra fa qualcosa per la città che prima non era stato fatto, ed è qua che volevo intervenire sulla politica nazionale, perché io ho visto avvenire questo fenomeno. E sapete, una città per così dire rossa prima, anche se poi in realtà è in mano del PD degli ultimi anni, dovrebbe avere successo nelle politiche della casa, e non è stato invece così. Ho fatto una fatica pazzesca a fargli tirare fuori il patrimonio immobiliare nel 2013, pur essendo io dentro ovviamente una consulta a caso, cioè un organo che doveva dargli indicazioni tecniche e politiche su come procedere per un'emergenza abitativa che a Venezia aveva uguali solo nel dopoguerra. E non lo hanno, sono posti in ogni modo, ed era un'amministrazione di sinistra. E negli ultimi 2 anni, appunto, con questa amministrazione di centrodestra, la politica della casa non sta prendendo una brutta piega e hanno una visione progressista. E progressista in questo caso vuol dire ascoltare le parti sociali e ascoltare i cittadini. Vuol dire che l'assessore alla casa guarda i nomi e i cognomi di quei 6 sloggi al giorno con la forza pubblica. E se qualcuno non lo conosce, mi chiama il cellulare e mi dice: Matilda, sono tuoi, sono venuti in essere qualcosa. Allora, noi abbiamo assistito a una votazione nazionale con un risultato, vabbè, incommentabile, in cui abbiamo visto Lega e Movimento 5 Stelle e il PD, o comunque le sinistre, quasi scomparse. A Venezia è successa la stessa identica cosa nel 2015, PD e sinistre quasi scomparse, il Movimento 5 Stelle in crescita e Lega, che di resto ha vinto il nostro nuovo assessore alla casa della Lega. E io l'ho visto accadere e quindi ero abbastanza certa che sarebbe accaduto a livello italiano. E da quando si sono insediati, che cosa hanno fatto? Una cosa molto semplice, e hanno ascoltato i cittadini. Hanno aperto una serie di mail, di telefoni dedicati, tu puoi parlare direttamente con i politici. Vieni richiamato dagli uffici, vieni chiamato anche dai dirigenti del comune che prima erano inaccessibili, li ascoltano. Questo non vuol dire che riescano a risolvere tutto, però vuol dire che in questi 2 anni i cittadini hanno capito che continuare ad arrabbiarsi e parlare con un muro che è un muro di gomma è estremamente frustrante, e hanno deciso di seguire nelle zone popolari di Venezia, che erano quelle che votavano Rifondazione. Sono andata a vedere chi avevano votato in queste ultime politiche nazionali e hanno votato per la maggioranza Lega. Cioè a Venezia, nelle zone popolari rosse da sempre, hanno votato Lega perché li stanno ascoltando. Ed è su questo che dobbiamo riflettere. Al di là di tutte le soluzioni tecniche che noi possiamo dare, e le daremo e le diamo continuamente, dobbiamo dare un'indicazione alla politica che noi vorremmo, e agli interlocutori politici che noi vorremmo, di ascoltare e di agire.
perché le sinistre sono scomparse. Scusate, appunto. Sono Daniela Mosca della CUB, un intervento brevissimo. Come contributo a una maggiore conoscenza fra noi e l'Unione Inquilini, che appunto mi rendo conto da questi due giorni che abbiamo partecipato, che per me sono stati molto importanti, perché è per la prima volta che ascolto una serie di interventi e mi rendo conto anche di una serie di criticità e di appunto poca conoscenza. Il nostro campo d'applicazione è quello che appunto riguarda il mondo del lavoro, le fabbriche, gli uffici pubblici, la sanità, gli enti locali, ma noi per primi siamo lavoratori, non siamo funzionari, non siamo distaccati dai nostri luoghi di lavoro e quindi abbiamo gli stessi problemi che i lavoratori stessi hanno, no? E quindi abbiamo il problema della casa, abbiamo il problema della sanità, abbiamo il problema delle donne che devono chiaramente conciliare tempi di vita, tempi di lavoro, eccetera, e capiamo e sentiamo che tutto questo fa parte di un unico aspetto. E quindi come noi cerchiamo di lavorare per costruire un sindacato di classe e di massa, quindi questo vuol dire di cercare di ricomporre tutte le problematiche su un aspetto che è quello della classe, che si misura con i diversi problemi, in cui non ci sono aspetti staccati, ma tutto fa parte di un unico nostro lavoro, che è anche il vostro lavoro, e ci poniamo la necessità di ricomporre le lotte su un unico fronte. Massimo prima parlava di contestazione e io ho sentito alcuni interventi che sollecitavano ad esempio la CUB a mettere al centro alcune rivendicazioni con un fronte unitario dei sindacati di base che possano portare avanti queste rivendicazioni. E quindi lo sciopero ad esempio di autunno, che noi stiamo costruendo con una parte dei sindacati che ancora continuiamo a definire di base, ma forse dovremmo cominciare a chiamare noi stessi e gli altri con una parola un po' diversa, perché il sindacalismo di base che abbiamo conosciuto e che abbiamo contribuito a costruire oggi è anche lui in una fase successiva. Le dinamiche, le riflessioni attraversano anche noi, ma sull'accordo del 10 gennaio, che non è un accordo schifoso, ma che ha creato uno spartiacque fondamentale, profondo, tra sindacati complici e sindacati di lotta. Questo deve essere chiaro a livello nostro e del dibattito che andiamo a portare avanti, perché se no non si capisce perché la CUB sceglie un fronte col quale costruire uno sciopero generale e non ne costruisce un altro. Allora, nei luoghi di lavoro dove USB, perché qua dobbiamo cominciare a chiamare le cose col nome che hanno, ha firmato un accordo che cancella i diritti dei lavoratori di poter proclamare degli scioperi se gli accordi vengono da lei e dagli altri sottoscritti, e in cui la CUB è l'unico sindacato rimasto che può indire lo sciopero perché quell'accordo non l'ha firmato, non è che è un accordo schifoso, è un accordo che tende a cancellare dei diritti dei lavoratori. E allora questa la contestazione di cui parlava Massimo, che mi ha affascinato la sua spiegazione,
parte dal diritto alla contestazione, altrimenti non è. Ora, se non, cioè, se io devo fare la lotta, ad esempio, anche sul diritto alla casa, sul diritto alla salute e alla sicurezza, io devo scegliere anche un fronte che abbia una coerenza, perché i lavoratori di cui io faccio parte, perché sono un lavoratore oltre a essere un dirigente della CUB a livello nazionale, ha bisogno di coerenza, di chiarezza, di sapere con chi effettivamente potersi alleare, perché quei diritti li rivendica e non me li cancella nel luogo di lavoro. Le fabbriche non sono delle carceri, non sono staccate a livello sociale. Il mio diritto per la casa, che lo rivendico come cittadino e come lavoratore, parte dalla possibilità di avere lo strumento per poterlo rivendicare, e quindi il diritto di sciopero per cui noi stiamo lottando, ci sono altri che ce l'hanno svenduto. Allora, che in alcuni luoghi ci possano essere delle difficoltà, delle criticità, sentivo di Messina, o un non buon rapporto locale tra CUP e Unione Inquilini, questo va ricostruito, va discusso, eccetera, ma non si può perdere una visione nazionale di quello che è, che sono i sindacati di lotta e quello che sono i sindacati complici. All'ILVA di Taranto, di cui prima il rappresentante dell'FLMU parlava, c'è il sindacato di lotta che è la CUB, che lavora con i comitati, eccetera. Ci sono i sindacati complici che firmano i volantini insieme, e c'è CGL, CISL, UIL e USB che firmano i comunicati insieme. Cioè, se noi parliamo del deserto che è stato creato dai partiti di sinistra e dai sindacati confederali, non possiamo pensare di ricostruire un senso collettivo di lotta se non pensiamo di ricostruire una credibilità che la classe deve avere, una fiducia che deve avere in se stessa e negli strumenti collettivi per poter reagire a questo. E gli strumenti collettivi, noi parliamo come sindacato e non ci occupiamo dei partiti, che sarà una questione loro pensare a come ricostruirsela. Noi come sindacati dobbiamo essere coerenti, credibili, difendere gli strumenti che i lavoratori, gli unici strumenti che i lavoratori hanno per poter reagire, e denunciare chi questi strumenti li ha svenduti e dire che stanno da un'altra parte, perché se no i lavoratori reagiscono anche contro di noi. Per chiudere sulla questione, anche da noi c'è ovviamente, tantissimi hanno votato con 5 Stelle la speranza, il reddito di cittadinanza, il reddito, no? Noi come sindacato continuiamo a rivendicare il welfare universale, a dire che la leva fiscale è una leva politica e che quindi la fiscalità generale deve alimentare il diritto alla casa, alla salute, alle misure di sostegno, no? Alle situazioni in difficoltà. E non accettiamo le regalie o le concessioni, noi rivendichiamo lavoro e salario, e con i governi noi siamo autonomi e indipendenti, ci misuriamo con le scelte che faranno, ma noi continueremo a rivendicare lavoro, salario e diritti. Grazie.